Salve a tutti! Ciao! Che cosa abbiamo qui oggi? Shahin Muscat. Che è un tipo di uva della prefettura di? Yamanashi. Yamanashi, che è a nord del Giappone, è famosa anche per le pesche e anche per le pere, no? Anche per le nashi, no? C'è una zona anche fresca, cui si produce molta frutta. E questa qua è una di quelle eccellenze della prefettura di Yamanashi, che costa un po'. Quanto costa più o meno questa qua? Perché non lo sappiamo? Perché questa uva qua, spiegalo te, vai, poi approfondisco io, furusato no sei, se non sai spiegare. È presa con un sistema che si chiama furusato no sei, che letteralmente vuol dire la tassa come si dice, hometown, della città natale. Ecco, spiegala te, poi magari. Sì, ho originato con queste uva. Sì. Fine dell'anno scorso. Sì. Pagando 10.000, donando 10.000 yen. Eccolo qua, questa è la città da dove viene. Come funziona questo sistema? Lo vuoi spiegare te? Lo spiego io? Vabbè, comunque, vedete, questo qua, furusato no sei, praticamente, come ho detto prima, la tassa sulla città natale funziona che, a seconda del reddito e del nucleo familiare, si può scegliere, c'è un massimo che si può donare a queste piccole realtà rurali, che quindi si basano principalmente quindi nel settore agricolo, si può donare dei soldi a questi posti e vengono scalati dalle tasse. Per esempio, guadagnate 50.000 euro all'anno, potete donare tipo, non so, 500 euro più o meno, che vi vengono scalate poi dalle tasse. Va bene, andiamo all'assaggio di questa uva? Allora, vogliamo specificare, sono l'11:05, io questo video lo volevo fare domani, ma lei voleva mangiare assolutamente quest'uva, vai, andiamo a mangiare l'uva. Altrimenti va male, no? Quanto sarà più o meno quest'uva? Sono 1,2 kg, 4-5 mila yen, quindi 40 euro più o meno, almeno 40 euro d'uva saranno. Guardate che bella che è, dopo la mettiamo anche in frigo, perché così almeno, Che cosa abbiamo preso quest'anno poi insieme a Furusato no sei? Granchio. Ma il granchio l'abbiamo mangiato? Sono l'anno scorso, fine dell'anno. Dove l'abbiamo mangiato il granchio? Campagna. Ma l'ho mangiato anch'io? Io me lo ricordo. Sì. Poi? Sergeri. Poi carne. Che carne abbiamo preso? Maiale e manzo. Abbiamo mangiato quelli lì? Sì. Tipo febbraio. E questo qua praticamente da dove viene? La città da cui viene? Fuefuki? Fuefukishi, Fujiyama, vedete? Hanno scritto Fujiyama qui. Fujiyama è il nome della città. Fujiyama. Non è Fujisan, è il nome della città. Questo comunque è il Monte Fuji. Fujiyamatsu Terrace. È il nome del posto, non è il nome. Perché noi sai che diciamo Fujiyama sbagliando, no? Perché Fujisan è la lettura, Yama era, insomma... Questo posto qua. Poi abbiamo... Questo qua che è Momo no Hana, questo qua, e vedete che dice famoso per le pesche, per l'appunto. Vedete qua questa pesca, vedi? La pesca in giapponese si dice Momo, però tutte le volte che rappresentano una pesca sembra sempre qualcos'altro. Qui che c'è scritto praticamente? Ce l'ha consegnato stamattina. Ce l'ha lasciato nella cassetta delle poste, poi io dopo, dopo è venuto oggi pomeriggio è rivenuto e ha lasciato questa qua, che adesso diventa ancora più buona quando si mette in frigo. Che cosa possiamo prendere quest'anno? Che qua, perché si può prendere tantissima roba, poi magari vi faccio scorrere. Quel granchio di l'anno scorso era buono. Sì. Si può prendere anche il natto, visto, mi pare, no? A Mito, esatto, che è la capitale mondiale del natto. Fai vedere i corpi. Tanto che sto parlando, dopo in post faccio scorrere questa cosa qua. Perché c'è proprio un sito praticamente in cui tu metti quanto guadagni, che nucleo familiare hai e tu dici quanto puoi spendere. Va bene? Che cosa avevamo fatto l'altra volta? Era sempre uva, però erano due da dove erano? Di che prefettura erano? Nagano erano quelle lì, no? Niente, te ricordi sempre quello che si mangia, ma mai la provenienza, nel senso... Che cosa mi hai detto l'altro giorno che me l'ho dimenticato io? Di che stavamo parlando? Di cibo? Ah, ecco, sì, com'era? No, parlavamo perché devo fare, insomma, parlavo che sono 10 anni che uso le VPN. Lei si è ricordata che usavo una VPN che io non mi ricordavo neanche il nome, tra un po', che si chiamava Cyber Ghost, chiaro me la ricordavo. Perché ci guardavamo Masterchef? Mamma mia, ragazzi, va bene.
ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao. Ciao ciao.